Da poco è nato un progetto che si chiama VCO for All, quindi il Verbano Cuseo Ossola per tutti, un progetto che è finanziato dalla Fondazione Comunitaria del VCO e dalla CRT di Torino, che ha quindi lo scopo quello di creare la catena dell'accessibilità, quindi come dicevo prima, dall'albergatore, al ristoratore, ai vari itinerari, fino ad arrivare a quello che possono essere dei veri e propri pacchetti turistici per persone con caratteristiche differenti. Quello che mi piace sempre un po' dire è quello di non soffermarsi appunto solo sulla barriera, quella stretta, ma quello di cercare di guardare il proprio territorio, la propria struttura o il proprio luogo, attrazione turistica, con una visione differente. Quello che si vuole un po' cercare non è più quello di capire se la struttura è accessibile o meno, quindi ovviamente vi sono, come dire, delle caratteristiche che devono essere chiare, che sono, non so, i bagni che abbiano determinate dimensioni, eccetera, ma quello di raccontarsi, soprattutto descriversi di come i luoghi sono fatti. Quello che noi stiamo cercando adesso come associazione Rotellando è quello appunto di, abbiamo inviato a più di 290 questionari agli albergatori di tutto il Verbano Cusio Ossola, un questionario per descrivere la loro struttura. È un questionario che a tratti può essere sembrato molto descrittivo e particolareggiato, ma serve molto perché, come dicevo prima, essendoci diverse esigenze differenti, è giusto che si sappiano tutte le varie tipologie di ampiezze piuttosto che l'ingresso, eccetera, eccetera. E stiamo avendo un po' di problemi da parte degli operatori turistici nella risposta, e questa è una cosa un po' che mi rattrista, soprattutto perché il nostro territorio, e anche se è un territorio montano, che quindi si crede che possa avere dei problemi dal punto di vista anche di barriere, eccetera, questo invece non lo è, perché vi sono dei luoghi come possono essere l'Alpe d'Evro, come può essere Macugnago o l'Alta Val Formazza o Vigezzo, eccetera, che sono anche dal punto di vista proprio territoriale comodi ed accessibili.